Buongiorno a tutti, ciao. Oggi andiamo a preparare un primo piatto composto con della zucca a cubetti, quindi una crema di zucca che trovate qui a Fresco e Vario. Insieme ci andiamo a mettere delle vongole che andiamo a spadellare, quindi saltate in padella, e ci aggiungeremo dei bocconcini di rana pescatrice o coda di rospo, come la volete chiamare, che adesso vedremo come andare a sfilettare. Infine, per decorare il nostro piatto, ci aggiungeremo dei crostini di pane tostato alle erbe, che andiamo a vedere come abbiamo realizzato in padella, semplicemente. Bene, andiamo a tagliare il nostro scalogno sottilmente. E poi questo lo andiamo a rosolare con un po' di olio di oliva in padella insieme alla zucca. Come comincia a dorare, ci andiamo ad aggiungere la nostra polpa di zucca cubettata. Aggiungiamo un pizzico di sale e di pepe. Per profumare utilizziamo del timo. Poi in alternativa, se uno vuole, può dare altri sapori, utilizzare la menta, la maggiorana. Ci aggiungiamo solamente un po' d'acqua e nel frattempo che la nostra zucca sta cuocendo andiamo a sfilettare la rana pescatrice. Ecco, qui abbiamo le nostre due belle rane pescatrici che utilizzeremo e andiamo a vedere come sfilettarla. La trovate già pulita, questo è il risultato dopo scongelata. Andiamo semplicemente a togliere la pelle. Volendo si può anche tirare così, si toglie facilmente. Qui dove ci sono le pinne andiamo a tagliare sotto e a questo punto tiriamo decisi. E voilà. Adesso andiamo a sfilettare la polpa. Stiamo a ridosso dell'osso, questa è la lisca centrale di cartilagine. Abbiamo ricavato il primo bel filettone. Andiamo a fare altrettanto con l'altra metà. Questo filettone andiamo a tagliarlo a bocconcini. Abbiamo due prodotti con cui andremo a preparare il nostro soffritto: l'aglio già pronto pelato a spicchi e il prezzemolo all'aglio. A seconda dei gusti potete utilizzare l'uno e l'altro. Noi andremo a utilizzare uno spicchio d'aglio per semplicità. Andiamo a mettere uno spicchio d'aglio, un po' di olio extravergine, ci andiamo a mettere anche questo così. Preparato questo semplice soffritto, l'olio si è già profumato ed andiamo ad aggiungere le nostre vongole. Queste vongole sono già state precotte, però dobbiamo portarle a fine cottura. Andiamo a mettere un coperchio sopra in modo da alzare la temperatura all'interno. Qui abbiamo la nostra rana pescatrice che abbiamo precedentemente tagliato a bocconcini e andiamo a insaporirla. Ci mettiamo del timo, che così rimaniamo con la stessa nota aromatica che abbiamo utilizzato nella zucca, e un po' di olio di oliva. Una volta insaporita l'andremo a saltare in padella, che è già pronta, bella bollente, che ci aspetta, e la andiamo ad arrostire in padella. Questo procedimento è veloce, immediato, e serve solamente a creare una pellicola che crea l'olio, e quindi quando andiamo a sigillare in padella rovente la polpa della rana pescatrice rimarrà morbida all'interno. Ci mettiamo solamente un pizzico di sale
e a questo punto andiamo a versare direttamente il tutto così. Vedete che i nostri bocconcini rilasciano un po' di acqua. Questa è una caratteristica normale di questa polpa. Il sapore della rana pescatrice possiamo dire che assomiglia un po' a quello dell'aragosta, sia per consistenza che per gusto, che tendenzialmente è delicato e raffinato. Un pizzico di pepe. A questo punto abbiamo visto che l'acqua del pesce si è ristretta e si sta formando una crosticina dorata sulla superficie dei nostri bocconcini, e che oltre al profumo ci fa capire che è pronta. Il profumo è buono, adesso sta sprigionando i suoi sapori e andiamo a saltarla. Possiamo anche spegnere e lasciare riposare, e nel frattempo andiamo a preparare la nostra crema di zucca. A questo punto possiamo ben vedere che la nostra zucca è cotta. Andiamo semplicemente a toglierla dalla padella, metterla in un contenitore un po' alto e la frulliamo in modo da renderla vellutata. Alla fine ci andiamo a aggiungere solamente un cucchiaio di mascarpone per addolcire ancora di più il gusto, che si sposerà bene sia con la nostra rana pescatrice che con le vongole, abbinando questi sapori. Ci aggiungiamo un po' d'olio . Ecco, a questo punto la nostra crema di zucca è diventata una vellutata, sembra proprio montata e molto molto morbida. Per renderla un po' più grassa e pannosa ci andiamo ad aggiungere un paio di cucchiai di mascarpone. Andiamo a mescolare a mano come fare una crema. Adesso andiamo a preparare i nostri crostini, che poi andiamo a mettere assieme alla zucca per dare croccantezza al piatto. Qui abbiamo del pane che abbiamo già tagliato, era del pane secco che abbiamo riutilizzato, quindi non si spreca nulla in cucina. Ho preparato un trito di erbe aromatiche, aggiunto un po' d'olio di oliva e tostato in modo da renderlo proprio asciutto e croccante. Siamo pronti per impiattare. A questo punto andiamo a versare la nostra crema nel piatto. Ci mettiamo sopra i nostri bocconcini di pescatrice. Ci mettiamo le nostre vongole. E per abbellire, infine, possiamo aggiungere le nostre vongole con il guscio, che daranno quel tocco di mare al nostro piatto. Se proprio vogliamo lucidare, ci mettiamo un filo d'olio d'oliva sopra, qualche goccia. Tocco finale, se vogliamo guarnire, mettere una nota croccante con qualche crostino, che renderà più saporito il nostro piatto, perché qui ci sono diversi gusti morbidi, e questo migliorerà ancora di più il risultato finale.